Con grande piacere torno a parlare con Enrica Perucchietti. Ciao Enrica, ben trovata con me. Ciao Beatrice, buongiorno, grazie per l'ospitalità perché mi chiedono sempre tutti, ma Beatrice che fine ha fatto? Fantastico, bene. Allora, visto che siamo qui, cheek to cheek direi, vicine, oggi parliamo di quello che sono stati minuti, ore di terrore alcuni giorni fa a proposito dei social che ci hanno abbandonato. Io non ho mai visto tanta gente disperata a rifugiarsi sull'unico social possibile, vale a dire Telegram e pochi altri, che normalmente sono appannaggio degli adolescenti, perché Facebook, Instagram, insomma, WhatsApp ci avevano lasciato praticamente da soli. Quindi, oddio, adesso bisogna tornare a mandare un SMS, farsi una telefonata, una cosa mai vista, indicibile. Però ci sono dei risvolti. Allora, al di là del dato economico, cioè Mark Zuckerberg che ha perso un tot di soldi in quelle ore, però ci sono molte altre cose che si possono dire, no? Per esempio? Beh, innanzitutto non ha perso solo i soldi Zuckerberg, ma tutta, diciamo, la filiera che utilizza molto i social, in particolare Facebook, che non sono soltanto gli influencer, ma possono essere i social media manager, quelli che lavorano con i social, anche magari quei giornalisti che lo utilizzano. Comunque, cioè, c'è tutta una filiera, un apparato che sicuramente ha, diciamo, praticamente perso una giornata, perché c'è stata questa paralisi, è durata 7 ore. Come dicevi tu, moltissime persone sono andate nel panico, in crisi di identità, soprattutto magari i più giovani, che non si ricordavano quando si poteva fare una telefonata, mandare un SMS, scrivere una lettera o attaccare un biglietto alla zampa di un piccione, e quindi si è creato il panico. E se fosse stato un assaggio di qualcosa che dovrà arrivare, perché cosa è successo in queste ore di in cui il popolo della rete è rimasto orfano di Facebook, di WhatsApp e di Instagram, si sono succedute tutta una serie di teorie alternative su quello che poteva essere accaduto, perché poi casualmente si è trovato in rete il dominio di Facebook messo in vendita. Non si è capito se fosse una bufala oppure no, ne ha parlato anche Cesare Sacchetti, e già qua si sono scatenati. E poi tutta una serie di teorie, per esempio anche il fatto che questo, diciamo, questo evento, questo blackout, sia avvenuto a un paio di mesi di distanza da quella esercitazione, quella del Cyber Polygon, che si è tenuta il 9 luglio scorso, che alla lontana rientra comunque nel discorso del Grande Reset. Perché? Perché viene promossa dal padre del Grande Reset, che è Klaus Schwab, che ha parlato della grande guerra cibernetica e del fatto che la minaccia cibernetica e quindi tutto ciò che ruota attorno alla cybersicurezza sia, diciamo, il pericolo su cui ci dovremmo tutti concentrare, e che rischia di essere ancora più, insomma, più terribile, più importante della stessa minaccia pandemica. E considerando come hanno sfruttato l'attuale pandemia, dato che lo stesso Schwab ne ha parlato in termini di opportunità proprio per avviare questo sconvolgimento della società, questa forma di rifeudalizzazione della società, chissà che cosa non potrebbero fare con la cybersicurezza. E proprio il 9 luglio scorso, in questa conferenza che si è tenuta online, che ha avuto comunque anche la sponsorizzazione del World Economic Forum, si è dato largo spazio a questa simulazione di un attacco informatico che è durata tantissime ore, mi sembra 21 ore, una cosa del genere, e proprio come simulazione della prossima grande guerra informatica che potrebbe attaccare tutta la rete di approvvigionamento. E questa è una delle, insomma, diciamo, delle teorie che sono state tirate in ballo. E poi ovviamente è l'altra, nel senso che poche ore prima, proprio domenica, e poi tra l'altro proprio ieri, la gola profonda, la whistleblower, l'informatrice segreta, ex dipendente di Facebook, analista di dati Frances Haugen, ha dato un volto appunto a questa fonte segreta, che era, che è colei che ha
trafugato migliaia di pagine di documenti e li ha consegnati al Washington Post, innescando quel vero e proprio tsunami che ha sconvolto Menlo Park, perché nelle ultime settimane ci sono state tutta una serie di inchieste, ce n'è stata anche una del New York Post sugli algoritmi, come gli algoritmi avrebbero dovuto segnalare delle fake news e non l'hanno fatto, ma poi soprattutto le due inchieste del Washington Post, una che si è focalizzata sulla mancata moderazione dei commenti per una ristretta più o meno elite di persone influenti, perché Facebook si è scoperto utilizzerebbe questo programma di moderazione X-Check e avrebbe creato una whitelist di persone intoccabili e a loro i post non venivano cancellati e censurati, e poi invece tutto quello che riguarda soprattutto Instagram e gli adolescenti. Sì, e infatti qui già tocchiamo diversi argomenti, insomma, che andremo a sviscerare. E beh, allora, intanto, visto che abbiamo capito come funzionano questa sorta di attacchi che vengono fatti nei confronti della popolazione o contro la popolazione a questo punto da parte di queste grandi menti, che poi chissà come mai, diventano realtà. Beh, sembra quasi certo che quello che è stato pensato, il 9 luglio possa diventare realtà tra quanto? Non so, facciamo un attimo un conteggio, entro un annetto potremmo ritrovarci improvvisamente in un blackout totale. Questo che cosa implicherebbe? Cioè, l'hai detto anche tu, no? Ci sono tanti mestieri che si avvalgono non solo dei social, ma di internet che quindi funzionano tramite la rete. Dovremmo cominciare quindi a preoccuparci. Questa è una bella domanda, nel senso che comunque, cioè, tu pensa anche a tutto quello che ruota, ad esempio, attorno alle banche e alla moneta digitale. Nel momento in cui ci dovesse essere, se non un reset, comunque un blackout, sarebbe sicuramente un bel problema. Così come dicevi tu, tutti quei lavori che ormai, anche a causa di questi 18 mesi, 19 mesi di pandemia, sono stati costretti in qualche modo a digitalizzarsi sempre di più, quelli che ancora lavorano in smart working o che hanno sempre lavorato in smart working. Cioè, ci sono tutta una serie di ripercussioni che devono essere prese in considerazione senza ovviamente cadere nell'allarmismo e nella paranoia. È pur vero comunque che negli ultimi mesi, negli ultimi soprattutto 2 anni, è aumentato esponenzialmente il numero dei cyberattacchi, dove poi ci possono essere, degli episodi più piccoli, fino a dei veri e propri ricatti con richieste di riscatto. Recentemente, a giugno scorso erano stati messi online 7,4 milioni di dati di persone vaccinate che saranno vaccinate in Italia. Questi dati sono stati di nuovo rimessi in vendita, per esempio, e già qua sono tutta una serie di dati sensibili di persone che sono stati trafugati, evidentemente, in qualche modo non si sa bene attraverso quale falla. Sempre in queste ore si è parlato del fatto che da Twitch ci sia stata una fuoriuscita di 1,5 miliardi di dati di nuovo sensibili degli utenti. Pensiamo anche a quello che è successo ad agosto con l'attacco alla Regione Lazio, sempre qua un attacco hacker, che effettivamente un certo tipo di battaglie, così come un certo tipo di crimini, si stiano concentrando su questo, sui crimini informatici, è assolutamente evidente come certe. Diciamo ormai certi duelli addirittura tra stati, dove vengono messi in mezzo ovviamente gli hacker, perché nel momento in cui la vita diventa sempre più digitale, anche il crimine si deve in qualche modo aggiornare. Penso ovviamente che se dovessero succedere, diciamo, delle false flag o degli episodi di reset, di blackout particolari, dovessero anche durare giorni ed essere insomma importanti e massicci, ovviamente, come avviene anche in altri casi, non vi sarebbe correlazione. Sì, quindi dal virus all'hacker, mi sembra di capire come sta anche modificandosi un po'
il nostro assetto, quindi prima continuamente notizie che riguardavano la pandemia, ora continuamente notizie che per esempio riguardano la svolta green, l'inquinamento, in modo esattamente similare a quello che è avvenuto fino ad oggi. Ma tornando al discorso, per esempio, di Facebook, no? Visto che lo abbiamo prima citato, di questa cosa che praticamente sembra abbia messo in allarme chiunque utilizzi questo social. Quando le persone si trovano su Facebook sembrano essere più rilassate, quindi sfogano lì, no? Come tanto tu ami dire la loro rabbia, L'odio. stile orwelliano. E non hanno magari l'esigenza poi di andare in piazza, di manifestare come invece si faceva quando i social non esistevano nemmeno. Quindi è un po' come se noi utilizzassimo i social allo stesso modo di una medicina, un calmante, un modo per essere informati, tornare ad essere amici, essere in collegamento con più persone, uno stile per poter, fare comunicazione diversa. Una pubblicità, anche al proprio lavoro. È proprio vero, cioè non si riesce probabilmente a stare senza. Allora, si può benissimo stare senza, è ovvio che è diventato un surrogato e per molti l'abitudine, soprattutto quando diventa quasi compulsivo l'utilizzo di Facebook, quando ti svegli la mattina e magari accendi il cellulare, la prima cosa che fai è guardare Facebook ed è l'ultima cosa che fai prima di andare a dormire, può essere Facebook come può essere Instagram, Twitter o qualunque altro social, è ovvio che diventa malsano in qualche modo. Rientriamo in quella sindrome da dipendenza da internet che era stata espressione che era stata coniata nel 1995 dallo psichiatra americano Ingvar Goldberg, che paragonava la dipendenza dell'utilizzo di certi supporti tecnologici al gioco d'azzardo e penso che sia assolutamente azzeccata, nonostante appunto l'avesse coniata nel 95 con l'utilizzo di certi social, per cui molte persone stanno lì a scrollare, a dover in modo proprio compulsivo, bulimico, trovare dei nuovi post, delle nuove notifiche, nuovi like, e tutto il resto. Tra l'altro, poi, da un lato è vero, ci si sfoga su queste piattaforme, quindi poi si evita anche qua come surrogato poi di partecipare a un certo tipo di vita pubblica, di vita civile, per esempio le manifestazioni di piazza, le proteste, tanto hai già vomitato odio sui social. Dall'altro si diviene anche dipendenti dai like. Perché quando vedi che un determinato argomento non riceve like e invece un altro lo riceve, finisci per autocensurarti. Perché è proprio fisiologico, ci sono tutta una serie di studi e di ricerche su come in qualche modo la dipendenza dei like diventi talmente atavica da spingere poi le persone anche lì a selezionare volutamente, anche se non sei una persona che lo usa. Che usa queste piattaforme per lavoro, ma per dover in qualche modo finire per dipendere dall'attenzione delle altre persone. E poi c'è tutto il discorso legato ai social di foto, in particolare Instagram, e qua ritorna anche quell'inchiesta del Washington Post che è partita da questi documenti che sono stati trafugati, consegnati da Francis Haugen. Sul fatto che, ma qua insomma se ne parlava già da anni, ma finché non arrivano le conferme, le persone pensano sempre che siano teorie del complotto, sul fatto che Instagram, come molti altri social, sia tossico, soprattutto sia dannoso per gli adolescenti, perché in qualche modo attraverso questo universo patinato con tutte queste foto anche che vengono sottoposte a filtri, quindi falsificate, alterate, che vogliono dare sempre un'immagine paradisiaca, trasfigurata, assolutamente irreale della vita, in particolare quelle degli influencer, le persone, in particolare i più giovani, soffrano di una forma di inadeguatezza, non si sentono, si sentono inadeguati.
rispetto alle immagini che vedono, sebbene queste siano tutte sottoposte a filtri. Quindi se una ragazzina, in particolare le adolescenti, e questo studio interno che era stato proprio commissionato da Facebook, spiegava che Instagram non soltanto è dannoso, ma può provocare problemi, disturbi alimentari e anche depressione nei ragazzi, in particolare nelle ragazze, negli adolescenti, proprio perché sottoposti a questo bombardamento di fotografie totalmente reali, falsificate, pattinate, sottoposte a filtri, ovviamente loro vedendosi in carne e ossa con i difetti che può avere una ragazzina, ma così come un adulto, non si finiscono per non accettarsi, per cadere in depressione, per mettersi sempre a paragone, a confronto con una vita che però è totalmente reale. Sì, e visto che tu l'hai detto, insomma, hai parlato anche di Instagram, diciamo pure che i VIP, no, sono tra le persone più acclamate anche su Instagram, perché naturalmente ci sono le stories che vengono seguite, ma anche le semplici fotografie che diventano iconiche quasi. Però Facebook, per esempio, come dicevi tu prima, avvantaggia determinate persone, quindi anche in questo senso c'è una differenza sociale, diciamo proprio, che riguarda il semplice puro utente, no? Il signor X, Mario Rossi, che utilizza Facebook e appunto l'influencer di turno. È proprio così, hai presente nella Fattoria degli animali, citando ovviamente sempre mio amato Orwell, quando i maiali finiscono per modificare la scritta sulla parete della fattoria, tutti gli animali sono uguali e si aggiunge alcuni animali sono più uguali degli altri. E questo adagio si applica benissimo a quello che succedeva, perché Zuckerberg comunque negli anni ha sempre cercato di far passare l'idea che Facebook fosse uguale per tutti e quindi anche gli algoritmi, le regole, gli standard della community si applicassero a tutti allo stesso modo. Abbiamo invece scoperto che non è così, perché viene utilizzato un programma di moderazione X-Check che ha creato una sacca, una whitelist, quindi una lista bianca di intoccabili. E tra questi vi erano appunto VIP, persone influenti, politici, calciatori, star, a cui non si applicavano le normali norme della moderazione, quindi della censura. E se poi proprio un contenuto doveva essere censurato, magari passavano giorni. Mentre invece un povero Cristo, cioè noi per esempio, se adesso andassimo a postare un contenuto che ovviamente viola le norme della community, verremmo sospesa, data da definire, con una pena comminata, può essere una settimana, un mese, quello che è. E il post tendenzialmente sparirebbe subito, o verremmo anche sottoposte a shadow banning. Cioè, ci sono tutta una serie di dinamiche che evidentemente però si applicano alle persone comuni. E poi, come al solito, ci sono gli intoccabili che possono fare un po' tutto quello che vogliono. Quindi, quando si parla sempre del fatto che si sta sempre più andando verso una società divisa in caste, che poi in realtà ha un corso e ricorso storico, cioè che dietro una verniciatura di politicamente corretto, di buonismo, di egualitarismo, in realtà ci sono sempre le stesse differenze, divisioni di casta, di censo, di genere e via discorrendo. Questa è semplicemente una dimostrazione di tutto ciò. Sì. E anche in questo caso ritorna prepotentemente tutto quanto quello che noi abbiamo analizzato nel corso di questi mesi, sottolineando come effettivamente un pluralismo non ci sia più, non ci sia più una democrazia, nonostante ancora tanta gente si ostini a sostenere il contrario. E mi sembra veramente strano questo perché, come dire, non è poi difficile da intuire che le cose stanno nettamente in modo diverso rispetto a come era fino a 20 anni fa, supponiamo, giusto per prendere così, una data di riferimento. Oggi riflettevo proprio su questo aspetto, l'aspetto, visto che con te ne abbiamo parlato diverse volte, no? Il fatto di avere un'informazione
che sia più aperta possibile, che consenta a diverse parti di esporre il proprio pensiero. A parte che magari questa era una cosa che già prima della pandemia non avveniva più così, no, in modo costante, però è vero che soprattutto fino a 20 anni fa non c'era proprio una problematica di questo tipo, anzi, cioè si aveva di più la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Si aveva di più la possibilità di leggere su un giornale un'opinione contrapposta ad un'altra e quindi, insomma, sembra che qui ci sia veramente una totale deriva. Secondo te, riusciremo a tornare a quello che era un tempo e quindi a rivedere un po' di opinioni contrastanti anche sui mass media oppure no? Ora, questo dipende anche dalla reazione del pubblico, perché se il pubblico continua a rimanere inerte, inerme e totalmente prono e soggiogato a questo tipo di dinamiche, è ovvio che al potere fa comodo continuare con questa modalità censoria, con questo accanimento verso chiunque non sostenga il catechismo e la liturgia del pensiero unico, arrivando anche alla patologizzazione del dissenso, oltre che alla denigrazione. E, dipende proprio dal riscontro, nel senso che se per esempio si smettessero di vedere certi programmi dove vanno, cioè, in onda delle farse, cioè dei talk che sono tanto schierati, dove non c'è la possibilità di un dibattito se non a livello di farsa. Se si smettessero di leggere certi giornali, se si smettesse di usufruire, insomma, di quello che evidentemente fa parte di quel grande miniver orwelliano che ormai è vive vegeto e appunto vive attorno a noi, magari si riuscirebbe anche a un po' togliere potere, così come se, e sta avvenendo comunque in queste settimane, sempre più persone iniziassero a prendere posizione, a rompere il silenzio, a dire mi sono rotto le balle del politicamente corretto, oppure il Green Pass è una cagata pazzesca, oppure e qualche altra cosa del genere. Però se tutti stanno zitti e aspettano che siano gli altri a parlare, finché non c'è stato il collega o il vicino di banco o il vicino che ha preso posizione, loro stanno zitti e capisci che qua le cose, cioè, sono già passati quasi 2 anni e rischiamo che ne passino altri due. Può darsi che ci sia anche un'inversione di tendenza, come sempre avviene con i corsi e ricorsi storici, ma per, diciamo, riuscire a vedere questa inversione di tendenza, si dovrebbe anche inclinare quella forma di egemonia culturale che ormai è diventata granitica e sta un pochino anche a noi, a tutti, cercare di scalfirla. Sì, beh, finora l'unica cosa che sento è da parte di pochissimi, non guardo più la televisione, magari ascolto soltanto trasmissioni radiofoniche che mi sono più confacenti, la mia unica possibilità per avere un'informazione libera è internet. Però, insomma, va da sé che, come diciamo spesso e abbiamo detto più e più volte, la fake news è sempre dietro l'angolo, anche non volendo, quindi, insomma, ci si incappa abbastanza tranquillamente. Quindi, l'informazione diventa un grosso calderone dove dover, distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso. E soprattutto quello che viene proposto da quello che è il mainstream ufficiale è una grossa cozzaglia di cose che tutte quante portano verso un unico pensiero, un'unica idea. E quindi già, insomma, questo è il primo problema. Eh sì, perché alla fine del momento in cui tra l'altro si creano anche tutti questi siti di fact-checking, di debunking, di censori, le task force sulla disinformazione, l'osservatorio sulle fake news e tutto il resto, capisci che qua si moltiplicano i miniver orwelliani, così come si sta moltiplicando sempre di più una forma di inquisizione digitale. Nel momento in cui le big tech, per esempio anche YouTube, che ha di nuovo aggiornato gli algoritmi per andare a stanare, oscurare qualunque contenuto sui vaccini che non collimi con la versione ufficiale, e lì davvero diventa
un po' difficile riuscire a esprimersi. Certo è che sicuramente si possono trovare dei social, delle piattaforme alternative, così come si può Sì. smettere di seguire determinati programmi o continuare in qualche modo a supportare, a sostenere questi colossi, che poi comunque questi colossi esistono perché ci sono anche gli utenti, perché se non ci fossero gli utenti, questi colossi non avrebbero nessuno, magari si terrebbero quei pochi milioni di utenti della whitelist che se la suonano e se la cantano da soli. Sì. È molto difficile perché poi sottraendo alla fine, insomma, i social o i personaggi che sono nei social sono sempre di meno e quindi sentire voci critiche diventa veramente una impresa incredibile e è questo forse uno di quei casi che pur non essendoci nessuna guerra, però la storia la scrivono soltanto i vincitori, quindi viene scritta e tramandata una verità che poi di fatto corrisponde soltanto a un pensiero. Ma guarda, proprio qualche giorno fa c'è stata un'intervista a Larry Sanger, che è uno dei cofondatori di Wikipedia, a proposito di come si scrive la storia, che ha dichiarato in qualche modo ha sconfessato la sua stessa, ha rinnegato la sua creatura, dicendo che negli ultimi anni ha perso totalmente di obiettività, si è spostato abbracciando una forma di egemonia culturale di sinistra. Che diciamo, le voci che vengono scritte automaticamente, che si trovano online, sostengono sempre la narrativa mainstream e che chiunque dissenta da questo tipo di pensiero unico viene derubricato a teorico della cospirazione del complotto oppure a estremista di destra. Questo l'ha detto il cofondatore di Wikipedia, quindi non è che l'ha detto, sai, il terrapiattista qua del quartiere. Tutte queste comunque esternazioni, posizioni, dichiarazioni, però molto spesso cadono nel vuoto, cioè non si creano come quando lanci, insomma, la pietra nel lago, nell'acqua, poi tutti i cerchi attorno, e lì tump. Caduto basta, e invece dovrebbero in qualche modo generare delle riflessioni, un po' di massa critica, e invece molto spesso non si ottiene l'eco che si spererebbe di ottenere, perché poi ogni tanto questi personaggi escono fuori dalla tana delle talpe, mettono fuori il nasino e qualcosa te lo dicono anche, ma se poi però rimane così, perso, sospeso, automaticamente non si riesce a dare voce a questo tipo di appelli o di allarmi, e ce ne sono stati tanti negli anni, forse anche perché tendenzialmente siamo distratti da altro e quindi non ci focalizziamo abbastanza sulle questioni, insomma, più importanti e più delicate, a meno che non riguardino strettamente il presente. Questo è un problema che abbiamo sempre avuto. Non a caso in questi mesi si stanno svegliando tutta una serie di categorie perché sono state poi colpite loro personalmente, per esempio, dalle norme sul Green Pass, ma finché non sono state colpite loro nel dettaglio, non avevano detto una cippa su quello che succedeva a livello generale. Quindi, se comunque tendi sempre soltanto a focalizzarti su di te e non anche a livello corale, a livello etico e sociale, su quello che succede nel mondo e agli altri, capisci che diventa anche un po' difficile cercare di invertire certi processi e migliorare le cose. Eh sì, sono riflessioni importanti quelle che abbiamo fatto e credo che insomma anche chi ci segue potrà poi trarre le proprie conclusioni. Quindi io intanto ti ringrazio Enrica, ringrazio Enrica Perucchietti, scrittrice e giornalista per essere stata con me in questo Grazie appuntamento. Speriamo ovviamente di ritrovarci prestissimo. a te. Assolutamente, se no poi tutti continueranno a chiedermi: ma Beatrice, dove è finita? Mi raccomando. Capito? Ok, ciao. Grazie, ciao, grazie a tutti. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.